Non sono solito abitualmente leggere libri di fantascienza. Non è il mio genere preferito, però questo libro è decisamente un libro particolare. Non so se chiamarlo solo di fantascienza, questo libro che voglio presentarvi perché ne ho fatto la lettura integrale e vorrei che foste incuriositi a leggerlo. Si tratta di uno dei libri più interessanti, più belli che ho letto di questo genere e anche forse in generale, perché collega tanti aspetti. Uno, la bellezza della scrittura. Due, la posizione nostra nei confronti di una realtà che ci sfugge e che non riusciamo a capire. La invenzione di un mondo altro e di un modo di superare la realtà del contingente e di costruire fantasticamente una nostra possibile immortalità. Immortalità che ha molti grandi limiti, come vedremo. 4 è anche una storia d'amore, una storia d'amore che è vissuta su un piano fantastico, insomma, su un piano di impossibilità, che diventa resa possibile soltanto attraverso il sacrificio di chi la scrive. Ma questa voglia di superare questo piano dell'essere anche attraverso il sacrificio. Quindi una storia in qualche modo senza uno sbocco, non è una storia a lieto fine tradizionale, quella storia in cui l'autore poi è vissero felice e contento, in cui il protagonista a un certo punto ritorna e riprende la vita normale. Una storia che si svolge quindi in un ambiente isolato, in un'isola quasi proibita, insomma, di cui lui prende notizia per caso. Lui è un personaggio in fuga, uno scrittore, probabilmente un oppositore al regime, in fuga da Caracas, destinato all'ergastolo, e quindi insomma gli va bene qualsiasi posto per fuggire. E arriva in qualche modo in questa isola, che era un'isola preclusa, aveva una fama terribile, insomma c'era la morte. Non era avvicinabile e si pagava con la vita. E il tutto viene narrato in chiave personale. Insomma, questo protagonista è una specie di telecamera che guarda, dapprima sconcertato perché non capisce la realtà in cui si è trovato, e trova delle cose che per lui sono abbastanza inspiegabili, lo disorientano. E un po' alla volta queste cose gli diventano in qualche modo più chiare, ma sempre con dei meccanismi che lasciano un dubbio. C'è anche un rapporto con la tecnologia, con la macchina, con questa macchina per riproporre qualcosa che è esistito e che si ripropone in un eterno presente. Questi personaggi che lui scoprirà nell'isola e che all'inizio teme perché la sua percezione della vita fa sì che pensa che questi personaggi siano reali e che quindi possano avere a che fare con lui, insomma, lo possono in qualche modo scoprire, gli possono fare, diciamo, del male. Poi invece si accorge che vede vivere questi personaggi, ma che questi personaggi non si accorgono di lui, perché vivono in un loro mondo, in un mondo in cui lui non è coinvolto, insomma, gli passano sopra, un mondo che è stato fissato da una macchina, e questa macchina complessa, che è un po' il centro di questo romanzo, ci verrà
svelata poco a poco nel suo funzionamento, insomma, no? E in questo gioco, in parte perverso, che uno di questi personaggi ha messo a punto per far durare, per farli vivere in eterno di un eterno presente, senza passato e senza futuro, per rivivere quella settimana felice in cui questi personaggi sono stati assieme e che ritorna continuamente, in cui si ritrovano a compiere gli stessi gesti, le stesse cose. E quindi la scoperta di questa macchina che rende possibile, questa è l'idea che ha preceduto la realizzazione di questa macchina, e poi anche le conseguenze di questa idea per poterla far durare, per rendere l'isola inaccessibile a chiunque altro, che avrebbe in qualche modo rovinato questo gioco, insomma, l'isola doveva rimanere dei personaggi, insomma, che si erano costruiti. Questa macchina è molto interessante, questo gioco di specchi, questa elaborazione di un mondo, diciamo, di fantascienza, no? Di questa voglia di eternarsi, ma in uno stato che non ha passato e che non ha futuro, di un eternare un continuo presente, senza storia e senza progettualità. Modo di vedere terribile dell'esistenza, no? Essere sempre uguale. Però già un modo di affrontare una visione dell'eternità, di non scomparire. Questa cosa che magari no, la tecnologia adesso rende possibile, no? Con tutti gli strumenti, sempre di più. Cioè noi potremmo sopravvivere a noi stessi. Io stesso facendo queste cose che sto facendo in questo momento, potrei sopravvivere a me stesso, ma senza più cambiare. Mi vedranno sempre così come sono in questo momento, non più come sarò quando nel mio divenire, come potrò cambiare durante il tempo, ma sempre in questo fissarti, no? In queste cose che i mezzi, la telecamera, la web, riproduce di noi e poi nella capacità di riprodurci, no? Di riprodurre queste immagini, queste parole. Per il protagonista del libro il sistema è ancora più complesso, è ancora a venire, nel senso che questi mezzi che catturano la nostra immagine, la nostra voce, che quindi ci astraggono dal tempo che passa, ci fissano in questa realtà, sono anche dei mezzi che ci catturano in tutta la nostra modalità di essere, cioè prendono da noi tutto quello che passa attraverso tutti i sensi contemporaneamente, e quindi all'interno di questo catturano un po' anche la nostra anima. Però sempre un'anima fissata nel momento, che quando ritorna, ritorna sempre uguale a se stessa. E allora nell'isola troveremo la contrapposizione tra questi personaggi bloccati in questo eterno presente che ritorna, e il protagonista, il fuggiasco, che si ritrova sull'isola e che vede questi personaggi muoversi con questa modalità di cui dicevo, e coi quali lui in qualche modo prima teme, ma insomma entra o vorrebbe entrare in relazione, ma questa relazione non è possibile perché sono due mondi diversi. Lui vive la vita reale, diciamo così, gli altri vivono una vita riprodotta, ma in cui sono loro in quel momento, tra virgolette, reali. Qui è il gioco un po', no? Ma in questo avviene anche una storia d'amore, insomma, lui si innamora di uno di questi personaggi. E allora il problema, insomma, il problema di come
di come entrare in relazione con questo oggetto d'amore, questa donna, come avviene questa storia d'amore, questo innamoramento e soprattutto come studierà e come alla fine vedrà di realizzare una possibilità anche lui di contatto non più reale, ma di un contatto condizionato sempre dalla macchina, in modo da trovarsi a vivere anche lui un presente insieme con questa donna, o perlomeno di poter interagire in maniera più profonda, ma nello stesso tempo più virtuale. Allora, tanti tanti temi, un modo di vedere l'eternità, una storia d'amore, la tecnologia, la vita, la solitudine nell'isola, l'elaborazione di quello che avviene in un mondo di solitudine in cui dobbiamo valutare tutto quello che avviene intorno a noi, insomma tutto può rappresentare un pericolo ma anche una scoperta. E poi uno stile sempre intenso che cattura dall'inizio alla fine, uno stile diaristico, lui lascia le sue memorie, insomma, no? E permetterà a chi non ha mai raggiunto l'isola, insomma, in qualche modo di capire questa sua esistenza. Quindi noi viviamo attraverso questa scrittura del personaggio, momento per momento, il suo mondo interiore. È una specie di flusso di coscienza, perché lui non descrive solo quello che vede, ma descrive ciò che sente in ogni momento. Ciò che vede si ripercuote sempre nel suo sentire e quindi in quello che ci dice attraverso la scrittura. E quindi una parola sempre densa, no? Di contenuti, di problematicità, di dubbio, di ansia, cosa che secondo me il film, che poi è stato tratto da questo romanzo, non può rendere con questa intensità. E poi perché in realtà il romanzo ci lascia immaginare. Noi questi personaggi possiamo immaginare, possiamo crearceli secondo il nostro modo di vedere, di sentire l'ambiente, la macchina. Li possiamo fare come vogliamo, al nostro uso e consumo. Il film ce li propone già fatti, già confezionati, e quindi ci toglie uno spazio di libertà, della fantasia, insomma. Una costruzione a suo modo perfetto, uno sviluppo, una creazione in qualche modo della suspense, tutto condotto su un tono molto, molto elegante, sempre teso, mai stanco, un libro che si legge in poche ore e che anch'io, insomma, ho letto ad alta voce e che posto nel giro di un giorno praticamente, proprio perché ci lega dall'inizio alla fine e non sarebbe facile in realtà legare così se non fosse scritto come è scritto, tenendo conto che l'ambiente è un ambiente chiuso, un luogo dove l'esterno in qualche modo non è così influente. E poi ci sono anche degli elementi simbolici che sono comunque delle chiavi per comprendere questo mistero che avvolge l'isola e che è percepito come tale all'inizio, no? Finché poi l'indagare, lo scavare del protagonista e anche
il trovare, insomma, un documento non gli permette di svolgere questo mistero, di chiarirlo un poco alla volta e quindi di trovarsi dentro alle problematiche che questo mistero poi gli apre, perché anche lui poi sarà coinvolto, entrerà a far parte di questo gioco. Bello, ascoltatelo se vi va, se no leggetelo, si legge in poche ore, poi magari ne riparliamo. Un saluto.